Rettore, domani si apre la mensa universitaria, un altro importante obiettivo raggiunto sotto la sua guida all'Università di Teramo. È un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie alla disponibilità dell'azienda per il diritto allo studio, che ha accettato di buon grado e anzi ha lavorato attivamente per poter consentire l'apertura già domani. È un obiettivo a cui asseriamo la massima importanza, perché per ottenere dei percorsi, per ottenere dei risultati di qualità nella didattica, bisogna consentire agli studenti, offrire agli studenti le migliori condizioni possibili, e crediamo che anche con la mensa si possa contribuire a migliorare il rendimento degli studenti. La mensa entrerà in funzione H24 fino a mezzanotte a partire dal 1 marzo. La mensa a partire da domani erogherà i pasti sia a pranzo che a cena, e anche nel sabato e la domenica, che normalmente sono giorni di chiusura del campus, il campus resterà aperto. A partire dal 1 marzo l'apertura del campus sarà spostata alle 24, non solo per la mensa, che comporterà già da domani l'apertura fino alle 22, ma per consentire agli studenti di poter utilizzare al meglio la biblioteca piuttosto che le sale studio, per organizzare dei corsi serali, per consentire la proiezione di festival cinematografici e per consentire, speriamo, con la ripresa autunnale anche l'utilizzo della palestra, su cui inizieremo a lavorare di qui a breve. Rettore, qui dove ci troviamo? Siamo nell'attuale sala conferenze e la stiamo trasformando in sala cinema teatro. Lo facciamo perché abbiamo la facoltà di scienze della comunicazione, che prevede degli insegnamenti di cinema, teatro, storia del cinema e così via, ma la facciamo anche perché per mettere a disposizione degli studenti di tutte le facoltà dell'Ateneo un luogo in cui poter assistere ad una rappresentazione teatrale che auspichiamo possa essere proposta dagli stessi studenti, piuttosto che alla visione di un film, piuttosto che ad un concerto. Dal 1 marzo questo plesso resterà aperto fino alle ore 24 ed è bene che si sfruttino tutte le potenzialità che un complesso simile può consentire di mettere a disposizione agli studenti.